Una visione, fondare qui la città ideale e il progetto architettonico da sempre sognato. Negli anni 50 Tommaso Buzzi lascia la vita dei salotti di Milano, la sua cattedra al Politecnico e si ritira a Monte Giove per realizzarlo. Un luogo segnato dal passaggio di San Francesco che lo scelse per costruire il suo rifugio, una capanna fatta con una pianta lacustre, la scarsa, da cui nasce l'etimologia del nome, la scarsuola. La sua storia, le opere, i tanti bozzetti, gli schizzi, questo patrimonio da oltre 30 anni è custodito da Marco Solari, nipote dell'architetto. Il misticismo si può espletare in vari modi. Tant'è vero che quando poi lo criticavano di aver fatto chissà cosa dietro il convento, lui diceva: il mio cantico delle creature è fatto in pietra. Attratto dal silenzio della natura, Buzzi compra il monastero e il terreno dai francescani, si porta dietro un gruppo di artigiani e inizia il lavoro. Una figura misteriosa, quella di Buzzi, divisa in due. La scarsuola per Buzzi rappresenta, come diceva lui, la seconda parte, perché ha 58 anni. Riprende il discorso degli studi del passato. Giardini rinascimentali, labirinti, una nave la cui prua è il busto di una donna, simbolo di fantasia e fertilità. Buzzi costruiva e poi distruggeva, diceva che in questo modo avrebbe vissuto il presente. Il grande pubblico ha riscoperto la scarsuola solo pochi anni fa. Sono 500 i visitatori ogni mese. Entrano qui e per un attimo la vita rimane sospesa.